Quest'oggi parliamo di schifezze. È da 11 anni che Julian Assange non conosce più la libertà. Assange è un simbolo. Un simbolo incarcerato in Gran Bretagna che, per il semplice fatto di aver agito secondo i codici di una società normale, rischia di essere estradato negli Stati Uniti, buttato in una prigione di massima sicurezza. Forse Lady X Florence in Colorado, una delle più dure dell'intera nazione. Condannare Assange ha un significato molto profondo. Significa condannare quel raro giornalismo che può ancora considerarsi libero da manipolazioni politiche e ideologiche. Ma anzitutto, chi è Assange? Assange è anzitutto un uomo. Un uomo che da più di 10 anni gli Stati Uniti stanno cercando di rimuovere nel silenzio delle istituzioni. CIA, Pentagono e National Security Agency. Quest'ultima l'agenzia di intelligence più sofisticata al mondo. Questi sono tutti i suoi principali antagonisti. Questa è una storia lunga e difficile. Questo video si basa sul libro di una grandissima giornalista d'inchiesta, Stefania Maurizi, che del caso Assange si dedica da anni, se non decenni. Il suo curriculum parla da sé, ma vi consiglio di approfondire con questi suoi due libri. Vi prometto che non ve ne pentirete. La Maurizi parte in quinta quando dice: la potenza del Pentagono è tale da imbastire guerre, assassini e influenzare elezioni e governi in lungo e in largo per il mondo. Bene, ma rispondiamo alla domanda di prima. Chi è Assange? Assange è un giornalista ed ex programmatore australiano, classe 1971, emerso agli onori delle inchieste per la famigerata organizzazione Wikileaks, istituita in Islanda nel 2006 allo scopo di diffondere documenti governativi di interesse pubblico protetti da segreto di Stato. Massacri di civili, torture e scandali finanziari. Tutto ciò è stato solo una piccola parte degli argomenti contenuti all'interno di questa piattaforma. La cosa non ha fatto piacere all'establishment militare e all'intelligence americana, perché rivelare segreti di Stato equivale a macchiarsi di alto tradimento. Ma Wikileaks è stato uno spartiacque. Per la prima volta i normali cittadini potevano avere accesso ad archivi segretati. Una cosa del genere nei regimi autoritari implicherebbe pesanti ripercussioni, ma in tutti quei paesi occidentali che vantano il nome di democrazie, la libertà di informazione e di stampa, almeno in linea teorica, dovrebbe essere aperta a chiunque. A maggior ragione che negli States vige il Freedom of Information Act. In un mondo ideale senza avvocati lo sarebbe, ma come sappiamo, purtroppo non viviamo in questo mondo ideale. Riuscite ad immaginare un mondo senza avvocati? Quando parliamo di Assange entriamo nel territorio dei whistleblower, cioè degli informatori anonimi che sono decisi a fornire ai giornalisti informazioni riservate che avvengono all'interno di governi e aziende. Nei fatti, una piattaforma come Wikileaks, con il suo sistema crittografico, forniva protezione a tutti gli informatori che volevano denunciare abusi e mancanze di qualsiasi tipo. Una delle prime denunce riguardò la prigione delle prigioni. Guantanamo, che, come ormai ben sapete dal video fatto su Castro, è un pezzo di territorio sull'isola di Cuba in mano agli statunitensi. Quella prigione era il fiore all'occhiello della guerra al terrorismo che Bush Jr. iniziò nel 2001. L'unico ad avere contatti all'interno di Guantanamo e che non faccia parte della task force militare che gestisce la struttura è il Comitato Internazionale della Croce Rossa. Questo comitato, nel 2004, in un articolo del New York Times, aveva denunciato casi di tortura fisica e psicologica ai suoi detenuti. In totale 780, di cui 150 completamente innocenti. Un numero, tra l'altro, poi confermato dal The Telegraph nel 2011. Stiamo parlando di innocenti come Mohamed Nassim, agricoltore analfabeta, finito a Guantanamo soltanto per un caso di semplice omonimia con quello di un leader talebano. Le stesse accuse mosse a Guantanamo si indirizzarono poi, attraverso le fuoriuscite di Wikileaks, anche alla prigione irachena di Abu Ghraib. Le foto dei prigionieri torturati psicologicamente e fisicamente con metodi che dire barbari sarebbe come insultare i barbari che invasero l'impero romano cominciarono a spuntare su quotidiani e giornali di tutto quanto il mondo. Il famoso pittore Fernando Botero ha dedicato una serie di dipinti al riguardo, ma preferisco evitare di mostrarvi anche questi capolavori d'arte. Sapete, policy di YouTube che tollera soltanto gli unicorni fatati. Il documento che conteneva le direttive di Guantanamo fu divulgato contro la volontà del Pentagono, proprio da Wikileaks nel 2007. Ancora oggi è consultabile sotto il nome di Camp Delta Standard Operating Procedures. Stando alle direttive di questo file, quel che importava era occultare le torture nel campo ed esaltare al contrario
tempo la solita tiritera della lotta al terrore di Bush, definendola davanti ai media come un successo mondiale. La manipolazione dei media è sempre stata un tallone d'Achille e tuttora lo è. Il New York Times, all'epoca dell'invasione irachena, aveva appoggiato le notizie false che circolavano sulle presunte armi di distruzione di massa del dittatore Saddam, armi effettivamente mai rinvenute in loco. A queste, il quotidiano britannico Times, forse il più influente al mondo, aveva imbastito una narrazione tale da ammorbidire agli occhi del cittadino medio americano una guerra dai contorni poco chiari e che sarebbe costata la vita a più di 600.000 civili iracheni. Fu un perfetto esempio di manipolazione politica dell'amministrazione Bush e di quella inglese di Tony Blair, per giustificare chiaramente l'invasione. Al posto del termine torture, nei quotidiani si parlava di interrogatori potenziati, questo per non turbare il sonno dell'opinione pubblica. Tuttavia, la forza di WikiLeaks stava nel suo essere un'entità digitale, sovranazionale, nell'operare in forma anonima, cambiando contatti, luoghi di continuo, ma soprattutto nel non rimanere vincolata alle leggi di alcun paese che, come possiamo ben comprendere, finiscono per limitare le libertà di stampa di tutti i media tradizionali, quasi sempre. Il nome di WikiLeaks cominciò presto a circolare al Pentagono, tanto che nel 2010 l'intelligence americana, o meglio, il controspionaggio, stilò un rapporto di 32 pagine, nel quale si definiva l'organizzazione di Assange come una minaccia per la stabilità nazionale, catalizzatore di informazioni false e entità di dissidenti guidata da un vecchio hacker condannato dal governo australiano. A un mese dalla pubblicazione di questo documento, comunque, WikiLeaks colpì ancora una volta duro, stavolta con un video diventato virale. Il video portava il nome di Collateral Murder, omicidio collaterale. We're currently engaging approximately 8 individuals, KIA, RPGs and AK-47. Prima di essere diffuso, comunque, il video venne passato al setaccio e verificato da diversi collaboratori dell'organizzazione, tra cui il giornalista islandese Kristinn Rapsson. All'epoca, Kristinn lavorava per la TV di Stato islandese, RÚV, l'equivalente grosso modo della nostra Rai. Dopo quel video, però, stranamente, Kristinn è stato licenziato dall'emittente, ma ciò nonostante non ha mai smesso di lavorare per WikiLeaks. Per sensibilità non vi faccio vedere le scene più crude del video in questione, le trovate comunque tranquillamente nella sua interezza su YouTube. In sostanza il video mostrava un elicottero americano mentre neutralizzava, leggasi, macellava con munizioni da 30 mm, un gruppo di civili iracheni, tra cui due reporter di Reuters che passeggiavano lì per caso. Uno di loro venne scambiato erroneamente per un ribelle per via della telecamera che portava tra le mani. Morale della triste favola? 18 civili uccisi, tra cui il padre di due bambini che si era fermato con il suo camioncino per aiutare i primi feriti. Il tutto mentre l'equipaggio se la sghignazzava in sottofondo. In un primo istante il governo americano, al diffondersi del video in questione, si giustificò dicendo che si trattava di miliziani terroristi e che l'attacco si era svolto nel mezzo di un combattimento armato. La verità era che non era in corso nessuno scontro a fuoco e che tantomeno il furgone con il papà e i figli poteva rappresentare una minaccia per l'elicottero. Il problema di fondo stava nelle regole di ingaggio che, secondo uno dei soldati americani sul luogo, erano una barzelletta. Come riportato da McCord in una conferenza pubblica del 2016, le truppe statunitensi potevano neutralizzare chiunque percepissero come una minaccia. E siccome molti soldati si sentivano minacciati semplicemente dal fatto che qualcuno rivolgesse loro lo sguardo, non si facevano molti problemi a neutralizzarli. Come sottolinea sempre la Maurizi, un conto è uccidere civili nel corso di un combattimento senza avere intenzione di farlo, un altro è prenderli di mira in modo deliberato. E questa è la differenza tra danno collaterale e crimine di guerra. In tempo due mesi si venne a scoprire il nome dell'informatore che aveva trovato il coraggio di passare a WikiLeaks quel video, insieme a oltre 260.000 file governativi dove spiccavano gravissime violazioni di diritti umani non solo in Iraq ma anche in altri luoghi. Il nome dell'informatore in questione era Bradley Manning, analista dell'esercito americano in Iraq e oggi, a seguito di un cambio di identità sessuale, all'anagrafe Chelsea Manning. Manning poteva chiudere gli occhi e far finta di nulla, ma non andò così. Nei 260.000 file governativi c'erano alcune delle versioni non edulcorate dalla stucchevole narrazione del governo, come ad esempio le relazioni con il Pakistan nella guerra in Afghanistan del 2001. Stando alla versione ufficiale, gli Stati Uniti inviavano al Pakistan aiuti umanitari alla popolazione, come cibo e denaro. Nella realtà delle cose, questi aiuti erano fondi da convertire in aerei militari e armi con cui supportare l'offensiva americana in Afghanistan. Se uno di quegli aerei o di quelle armi abbatteva un civile in Afghanistan, beh,
colpa dei pakistani, mica di Washington, e così si evitavano scandali internazionali. Manning fu subito denunciata dallo stesso collaboratore a cui aveva rivelato il suo gesto. Finì arrestata, condannata a 35 anni di carcere e infine internata nella base di Quantico in Virginia, sulla base di una vecchissima legge del 1917 che non fa distinzione tra spie e informatori. Soltanto nel 2020, dopo 7 anni di carcere, Manning è stata liberata, non senza gravi ripercussioni mentali. Ma se pensate che le cose fossero finite lì, vi sbagliate. Neanche 2 mesi dopo, dalle fuoriuscite informative di Manning, WikiLeaks tornò alla ribalta con un altro report succoso. Gli Afghan War Logs, tutt'oggi accessibile a chiunque sul loro sito. Più di 76.000 documenti segreti sul conflitto in Afghanistan, che mettevano in mostra una guerra diversa da quella che i media tradizionali riportavano di facciata nelle televisioni di tutti i giorni. Cosa? La stampa televisiva tradizionale ha la stessa efficacia di Metapod? Praticamente nulla? Ma guarda, non l'avrei mai detto. Nei file, scritti dagli stessi soldati americani tra il secondo mandato di Bush e il primo periodo Obama, si menzionavano le coordinate esatte e l'ora degli eventi. I documenti lasciavano emergere per la prima volta centinaia di vittime civili mai computate, secondo il Guardian quasi 200 vittime, ma in questo caso si tratterebbe di un dato sottostimato. I file gettavano luce su un fatto molto importante. Le notizie ufficiali non riportavano un bel niente. La verità era stata manipolata, omessa, coperta da mancanze fondamentali. I nomi dei veri attori sul campo non erano mai stati menzionati, come ad esempio la Task Force 373, una unità di elite che prendeva ordini direttamente dal Pentagono e aveva come missione quella di catturare o uccidere combattenti di alto livello di Al-Qaeda. Come riportato, la brutalità con cui queste forze speciali agivano nella notte aveva portato a sterminare forze afghane, alleate, donne e bambini. Durante una delle loro operazioni, per esempio, i soldati della Task Force 373 avevano ucciso 7 bambini. La notizia della loro morte era stata data in un comunicato stampa della coalizione, ma senza spiegarne il contesto in cui era avvenuta. Eufemisticamente, il Pentagono non l'ha prese benissimo. Sapete, un conto è rivelare le cose 30 o 40 anni dalla fine della guerra, un altro dirle nel momento stesso in cui si svolge. L'indignazione per una guerra inutile, o meglio, una guerra interminabile, come loro la definiscono la Forever War, rischiava di compromettere tutto, e il ritiro dei contingenti europei, magari spinti dai rispettivi governi, poteva essere il contraccolpo più grande che Washington non poteva certo permettersi. Ancora una volta il detto l'ignoranza rende felici si manifesta in tutta la sua potenza. I giornali parlavano pochissimo della guerra, figuriamoci delle stragi e delle atrocità. Lo scarso rilievo della missione in Afghanistan, riportava la CIA nel documento poi diffuso da WikiLeaks, permette ai leader di Francia e Germania di ignorare l'opposizione della gente e di continuare ad aumentare costantemente il numero delle loro truppe. Per convincere l'opinione pubblica del fatto che quella fosse una guerra giustificata, i media si soffermavano sull'indignazione del pubblico verso i talebani. In Francia, ad esempio, facevano leva sulla frangia laica, in Germania sul timore che l'instabilità potesse portare nuovi flussi di rifugiati nel paese. Pure da noi in Italia le cose non andavano meglio. La Maurizi sottolinea in questo passaggio: con gli Afghan War Logs avevamo fornito dati e informazioni fattuali alla politica, ai media e all'opinione pubblica italiana, ma non ci fu nessun dibattito. Il silenzio della politica e l'incapacità o la mancanza di volontà dei media italiani di fare squadra, contribuendo a esercitare pressione sulle istituzioni, furono patetici. Con un paese così, la CIA poteva stare tranquilla. Non avrebbe mai dovuto scomodarsi per cercare gli argomenti propagandistici come in Francia o in Germania. In fin dei conti, se ci pensiamo bene, la nostra Costituzione, all'articolo 11, recita che l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà altrui. Beh, in questo caso i dubbi di una certa violazione sarebbero alquanto legittimi. E così, per stroncare e delegittimare agli occhi del pubblico l'attività di WikiLeaks, Washington, accusando Assange di avere le mani sporche di sangue, si adoperò con ogni mezzo. Il segretario di Stato americano Mike Pompeo definì l'organizzazione un servizio di intelligence non riconducibile ad uno Stato, ma supportato da attori come la Russia. Per molto tempo WikiLeaks finì sotto attacco DDoS dalle autorità americane, in modo da impedirne l'accesso al pubblico. Oggi non è più così, ma all'epoca l'unico modo per aggirare i blocchi governativi era utilizzare un servizio come NordVPN. Tutt'oggi chi accede all'indirizzo nascosto Tor di WikiLeaks fa sempre uso di uno scudo di difesa extra come NordVPN, che per tutelare la propria privacy e i propri dati personali è indubbiamente la migliore soluzione. Ogni volta che apriamo un sito web, giochiamo un videogioco o guardiamo un film in
streaming, il nostro computer fa una richiesta di dati, dal quale, se non si usa una VPN, emerge il nostro indirizzo IP personale. Dal nostro indirizzo IP sono facilmente riconoscibili la nostra località e altre informazioni private. Senza una VPN l'indirizzo IP non è criptato e qualsiasi attività online è riconducibile a noi ed è in balia di malintenzionati impiccioni. Si parla di dati sensibili come le carte di credito, email, foto e tante altre belle cose. Se vi sta a cuore un minimo la vostra privacy e volete supportare il canale, NordVPN fa al caso vostro. Vi permette di criptare l'indirizzo IP e persino localizzarlo in 60 paesi diversi. E grazie a NordVPN e al suo supporto, se oggi per esempio vi posso parlare senza chissà quali problemi di Assange, senza il timore che gli Stati Uniti facciano ad esempio la stessa cosa dei thailandesi. Sì, mi hanno bloccato il video sul loro simpatico re, ma tanto se vivete in Thailandia e utilizzate NordVPN, non avete problemi ad aggirare il blocco. Aprendo questo link in descrizione, potrete usufruire dell'offerta del 73% di sconto e di un mese gratuito soddisfatti o rimborsati, per navigare senza angoscia a giro per il web. Ma tornando a noi, in ogni caso, non furono soltanto le manomissioni informatiche a Wikileaks a ostacolare Assange. Tempo un mese, nell'agosto 2020, fioccò la prima indagine pubblica, stavolta in Svezia. Assange, che era stato nel paese scandinavo per una conferenza, era stato accusato per molestie sessuali e violenza ai danni di due ragazze svedesi. La Svezia emise un mandato di cattura internazionale. Le indagini sono tuttora in corso, nonostante una serie di tira e molla con le autorità svedesi. Forse però basterebbe questa affermazione lapidaria del giornalista statunitense Raffi Khachaturian ad aiutarci a inquadrare il comportamento del governo svedese. La Svezia è una satrapia degli Stati Uniti. Il che tornerebbe, vista la collaborazione del governo svedese agli Extraordinary Redemptions degli americani, cioè alla consegna, sottolineiamo illegale, di due richiedenti asilo alla CIA, poi inviati in Egitto e infine brutalmente torturati. Nel 2010, poi, sulla falsa riga di quelli afghani, Wikileaks rilasciò quasi 400.000 nuovi file, gli Iraq War Logs, con la differenza che, stavolta, la guerra era quella in Iraq, nel periodo compreso tra il 2004 e il 2009. Anche qui si registravano torture e violenze in un Iraq allo sbaraglio, che senza più Saddam si era tramutato in un tutti contro tutti. Contractor al soldo degli occidentali, che non sapevano chi fosse il nemico, Al-Qaeda che macinava morti su morti, e governativi iracheni e ribelli che se le davano di santa ragione. Con questi file si è stimato che le vittime civili, cadute per mano diretta e non indiretta, si aggirino tra i 180.000 e i 200.000 individui. Ma questo i media tradizionali non potevano riportare. Figuriamoci, la guerra era per loro una causa nobile, anzi, gli stessi media avrebbero iniziato anche loro a fare la guerra ad Assange. Si finì per definirlo come un criminale a cui bisognava dare la caccia, neanche fosse un membro di Al-Qaeda, di neutralizzarlo con l'intervento delle forze speciali. Parole dure. Pronunciate da un'ultraconservatrice dell'Alaska e da un commentatore televisivo. Simpatici. Soltanto nel 2010 il quotidiano tedesco Der Spiegel pose l'accento su una riflessione sardonica. Nei quasi 400.000 documenti, la parola democrazia compare soltanto 8 volte. La pressione dei media, che remavano tutti insieme contro Assange per alienarne il supporto dell'opinione pubblica, fu tale che Amazon, il gigante della Silicon Valley, bandì dai suoi server Wikileaks. A tal riguardo, la Electronic Frontier Foundation, ente a difesa dei diritti digitali, affermò: Amazon aveva l'opportunità di difendere la libertà di parola dei suoi clienti. Invece è scappata con la coda tra le gambe. Ad Amazon seguì poi la revoca dell'accesso ai rispettivi servizi da parte di PayPal e di tutti i principali circuiti di carte di credito. In sostanza un embargo bancario senza la presenza di un provvedimento giudiziario a giustificazione, volto a stremare economicamente Wikileaks. Soltanto una voce si sollevò a difesa di Assange, quella di Daniel Ellsberg, l'informatore statunitense che nel 71 aveva messo a rischio la propria vita per diffondere i famigerati Pentagon Papers, ben 7.000 pagine di falsità sulla sporca guerra in Vietnam. Paradossalmente i principali quotidiani e anche gli intellettuali americani e stranieri, compresi le grandi aziende, si sarebbero concentrati non tanto sulle responsabilità governative delle stragi compilate nei report, bensì sulle tra virgolette presunte colpe di Assange.
Nonostante le accuse, Assange comunque colpì ancora, stavolta con lo scandalo Cablegate, vale a dire la rivelazione di 250.000 messaggi cifrati intercorsi tra i diplomatici americani. I messaggi rivelavano un'immagine fosca del paese. Multinazionali statunitensi dell'abbigliamento operanti ad Haiti e in combutta con il governo haitiano per bloccare l'aumento degli stipendi di operai, per inciso 62 centesimi all'ora in più, spionaggio e richiesta di dati biometrici ai danni di funzionari delle Nazioni Unite come il segretario generale Ban Ki-moon, il tutto a firma dell'allora segretario di Stato Hillary Clinton, considerazioni schiette del Pentagono su governi alleati come quello del tunisino Ben Ali, definito da loro uno sclerotico cleptomane. Vi lascio immaginare l'imbarazzo e la corsa delle scuse di Washington al diffondersi di queste notizie. Quanto all'Italia, che all'epoca, ricordiamolo, era sotto il governo Berlusconi, le cose erano così. L'Italia che emergeva fuori era una democrazia dal guinzaglio molto corto, dove i politici subivano grandi pressioni. Dalla guerra in Afghanistan al nostro cibo che ci rende famosi nel mondo, gli Stati Uniti intervenivano massicciamente sulle questioni italiane. A far emergere le pressioni stavolta non erano libri o articoli anti-americani, erano i diplomatici statunitensi stessi. Le avevano raccontate nelle loro corrispondenze ufficiali con il Dipartimento di Stato. I 4.189 cablò sull'Italia e sul Vaticano ne fornivano la prova. Come sostenuto poi dall'avvocato e giornalista Glenn Greenwald sul Guardian, quella fuoriuscita di informazioni era però soltanto una parte infinitesimale dei metadati che la NSA, cioè la National Security Agency americana, registrava e deteneva. Anzitutto stiamo parlando di metadati telefonici, ad esempio le informazioni che due persone si scambiano semplicemente parlando al telefono, tutte cose che in fin dei conti ci riguardano nel nostro piccolo se ci pensiamo bene. E sempre Greenwald, ma anche altri giornalisti, sia sul Guardian che nel Washington Post, diffusero altri documenti top secret nei quali si evidenziava con tutta franchezza quanto le maglie della National Security Agency fossero penetrate nei server dei principali giganti della Silicon Valley, tra cui Facebook, Skype, Microsoft e via dicendo. Con un programma chiamato Prism, la NSA raccoglieva email, chat, messaggi, foto e documenti vari inviati in rete da milioni di persone. Questo per scandagliare quelli potenzialmente pericolosi. Le grandi multinazionali negarono tutto il coinvolgimento, ma la questione non è mai stata chiusa. Da 2015, in ogni modo, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha decretato illegale la sorveglianza di massa posta dalla NSA. Ad aver aperto il vaso di Pandora, fornendo i nomi di queste aziende e i metodi della NSA, era stato un esperto informatico che aveva lavorato per la CIA, Edward Snowden. Ma di lui parleremo in un'altra occasione. L'altra tempesta che si abbatté fu quella della diffusione di migliaia di email interne al Comitato Nazionale Democratico, in concomitanza alla corsa per la Casa Bianca tra Trump e la Clinton. In questo caso fuoriuscirono più di 2.000 email legate al presidente della campagna elettorale della Clinton, John Podesta. Secondo la Maurizi, le email dipingevano un affresco dell'establishment del Partito Democratico Americano elitario, che si muoveva con disinvoltura tra i banchieri di Wall Street e i signori della Silicon Valley, lontano anni luce da quella classe media americana messa in ginocchio dalla crisi. WikiLeaks rese pubblici discorsi confidenziali della Clinton, del tipo «sono piuttosto distante dalle lotte della classe media, per via della vita che ho vissuto e per via delle fortune economiche di cui io e mio marito godiamo adesso». Un Partito Democratico, insomma, in buona sintonia con Wall Street e una Clinton che, secondo il New York Times, avrebbe guadagnato più di 120 milioni di dollari grazie ai suoi comizi a Wall Street. La signora Clinton, come riportato nel quotidiano, di norma si intascava 225.000 dollari per singola conferenza. Ma nonostante i soldi, sappiamo tutti com'è andata la campagna elettorale, per la Clinton è andata molto male. E da quel momento in avanti, Assange venne additato, secondo le accuse in combutta con gli hacker russi, di essere il principale responsabile della caduta dei democratici alla Casa Bianca. Trump, dal canto suo, utilizzò WikiLeaks come uno slogan. WikiLeaks, I love WikiLeaks. Il fatto era che per Assange, Trump e Clinton erano della stessa pasta. Sono come scegliere tra la gonorrea e il colera, disse il fondatore di WikiLeaks. Da parte sua, Assange si sarebbe comunque sempre appellato al primo emendamento, che tutela la libertà di stampa e di parola. La cosa era funzionata per i Pentagon Papers del Vietnam, ma per WikiLeaks no. L'Interpol, infatti, emise un mandato di cattura per Assange e, nel dicembre 2010, il fondatore di WikiLeaks si consegnò spontaneamente a Scotland Yard. Da quel momento in poi Assange avrebbe passato una vita infernale, tenuto prima agli arresti domiciliari e poi, per quasi 7 anni, rintanato come rifugiato politico nell'ambasciata dell'Ecuador a Londra.
Ecco, immaginatevi di dover condurre la vostra esistenza per 7 anni in uno spazio di 30 metri quadrati. Non ne uscirete sani di mente. Di andare fuori strada non se ne parla, visto che la polizia può arrestarti in qualsiasi istante. Perfino i carcerati hanno un'ora libera al giorno. E di parlare liberamente neppure se ne parla, visti gli spionaggi interni all'edificio all'insaputa degli ecuadoregni. Eppure le ambasciate sarebbero un luogo inviolabile, anche in tempo di guerra, un pochino come i templi nell'antica Grecia. La sacralità del luogo fu comunque rispettata dall'allora capo di Stato ecuadoregno Rafael Correa, socialista e in ostilità aperte con gli Stati Uniti. L'Ecuador non è una colonia inglese, affermò il ministro degli esteri Ricardo Patiño concedendo asilo diplomatico ad Assange. La polizia britannica dal canto suo minacciò più volte di irrompere nell'ambasciata, ma più che limitarsi a circondarla non fece altro. Lo scopo degli inglesi era prendere Assange, rispondere alle richieste di estradizione della Svezia e da lì, dato l'alto grado di satrapismo della Svezia, vederselo estradare negli Stati Uniti, dove nei fatti rischierebbe di dover scontare una pena di 175 anni. Ma giralo un corn, spostati proprio. Nel luglio 2012 l'ambasciata ecuadoregna scrisse al ministero degli esteri svedese questa comunicazione. Assange riporta alla procura svedese la sua disponibilità a essere interrogato negli edifici dell'ambasciata ecuadoregna a Londra. L'Ecuador si dimostra disponibile a collaborare con il governo svedese. Quale fu la risposta del ministero svedese? Questa. C'è del marcio in Svezia. In pratica Stoccolma, con il suo silenzio, ha invalidato il principio di non respingimento, un principio fondante della legge internazionale che garantisce l'incolumità ai rifugiati politici contro la tortura. Finché Correa rimase al potere dell'Ecuador, Assange poteva considerarsi al sicuro, ma con l'arrivo del filo statunitense Lenin Loreno, che ebbe in promessa 4 miliardi di dollari dal Fondo Monetario Internazionale, beh, le cose cambiarono. Niente più visite, figuriamoci niente più accesso a internet. Assange, con l'intensificarsi delle demonizzazioni dei media che affiancavano il nome Wikileaks a quello della Russia, ironizzò definendo quella farsa come il business della crocifissione. Una crocifissione, o meglio, una persecuzione, un accanimento denunciato persino da Human Rights Watch che si rifletteva sul corpo e lo spirito di Assange, provato inevitabilmente da anni di confinamento disumano. Così la Maurizi riporta, Assange sta lentamente morendo, non esagero, avrà perso 12 kg in questi 8 mesi che non l'ho visto, è così dimagrito che gli si vedono le spalle piccole, come una modella macilenta, ha una barba e capelli che sembra un eremita. Mi chiedo come faccia il suo cervello a funzionare ancora, perché è chiaro che funziona ancora. Alla fine, l'11 aprile 2019, alle 10.50 del mattino, Scotland Yard, in abiti civili, entrò nell'ambasciata e trascinò di peso un Assange irriconoscibile, al quale era stato revocato l'asilo politico e che urlava «Il Regno Unito deve resistere». Il video fece il giro del mondo, ma la cosa veramente imbarazzante per l'Occidente fu il fatto che a trasmetterlo fosse stato un media russo, Russia Today. Per il Cremlino fu l'occasione per mettere in luce il fallimento della democrazia occidentale, far vedere come veniva trattato un libero cittadino. Per gli occidentali la dimostrazione del fallimento dei loro sistemi di informazione. Ad attendere Assange c'era la prigione di Belmarsh, la Guantanamo britannica, dove è tuttora confinato da oltre 2 anni. Tuttavia, è del dicembre 2021, la notizia secondo cui l'alta corte britannica ribaltava e annullava la sentenza di primo grado che ne aveva negato l'estradizione. E così, come sono messe adesso le cose, questo evento, l'estradizione, non sembra poi così tanto remoto. Diciamocelo chiaramente, una dittatura avrebbe sistemato la questione molto prima, con dei sicari magari. Lo abbiamo visto in tempi non sospetti in Russia. La Politkovskaya insegna. L'intelligence statunitense invece preferisce tecniche più subdole, di tortura psicologica. Perché manganellare quando si può far crollare un uomo portandolo sull'orlo del suicidio con anni di detenzione arbitraria senza fargli più vedere la luce del sole? In un'intervista al Der Spiegel, alla domanda «Avresti potuto fondare una tua società nella Silicon Valley? Avresti potuto vivere in una casa a Palo Alto con una piscina? Perché invece hai scelto Wikileaks?» La risposta di Assange fu «Si vive una volta sola. Siamo costretti a fare buon uso del tempo che abbiamo e a fare qualcosa che sia significativo e soddisfacente per noi. Questo per me è qualcosa di significativo e soddisfacente. Mi piace aiutare le persone che sono vulnerabili e mi piace schiacciare i bastardi».
La vicenda di Assange interessa ciascuno di noi, tutti quanti noi cittadini. L'eventuale estradizione di Assange è la sconfitta di chi ha sempre cercato la verità. In America quest'uomo non avrebbe un giusto processo, non potrebbe difendersi dimostrando di aver agito nel pubblico interesse per svelare il sistema di controllo orwelliano imbastito dalla National Security Agency. Ma come detto dalla stessa Maurizi, se è il potere a decidere chi può definirsi legittimamente giornalista, allora non c'è nessuna speranza di avere un controllo indipendente. Se siete rimasti fino alla fine, e per questo vi ringrazio, vorrei introdurvi un nuovo membro del canale, Giacomo. Probabilmente vi sarete resi conto di un nuovo stile di editing in questo video. Ebbene, tutto questo è merito del lavoro di Giacomo. Giacomo entrerà nei prossimi giorni a far parte del team del canale insieme ad Alberto e Alessandro. È merito vostro e del fatto che state facendo crescere il canale se sono riuscito ad ampliare ancora una volta il team. Crescere significa anzitutto aumentare il valore aggiunto dei video che pubblico, perché non c'è cosa più importante del vostro intrattenimento e della possibilità di potervi fornire video con contenuti di qualità. In quest'ultimo anno il canale ha fatto passi da gigante in termini di narrazione, grafiche e ricerca. Da solo, questo è poco ma sicuro, non sarei mai riuscito in tutto ciò. Sono certo che nel 2022 il canale migliorerà ulteriormente. Ma adesso lascio la parola a Giacomo, che ha due cose da dirvi. Immagino che mi avrà già introdotto Simone, se avrete già capito bene o male di che cosa mi sono occupato per la realizzazione di questo video, il video su Julian Assange con cui Nova Lectio conclude il 2021. Con l'uscita di questo video, io, Simone e gli altri ragazzi annunciamo ufficialmente la mia entrata a far parte nel team di Nova Lectio. L'annuncio però non è limitato solamente a questo, non sono solo il ragazzo che farà le animazioni fighe che vedrete nei video, anche perché non parteciperò a tutti quanti i video. Questo è l'inizio di un progetto pensato da me, combinato con le idee e le aspettative di Simone, che vedrà parte integrante anche tutti gli altri collaboratori del team, che ci vedrà far diventare Nova Lectio qualcosa di veramente grande. Non vi dico altro perché dovete seguirci nel 2022 per vedere dove andremo a finire e se ce la faremo. Un paio di parole veloci su di me per quelle poche decine di persone che sono rimaste fino alla fine. Mi chiamo Giacomo nella vita reale, ma sul web mi faccio chiamare Airek, che si scrive in questo modo strano, ma si dice Airek. Tant'è che il mio account su Instagram si chiama proprio Si dice Airek, per ricordare a tutti che si dice Airek. Sul mio canale, sui miei social, parlo del mondo, esattamente come facciamo qui su Nova Lectio, ma in un modo un po' più carino, non parlando di persone incarcerate, torturate, rapite e sequestrate agli Stati Uniti. Viaggi, faccio travel vlog, ma non solo, scopro luoghi, culture, tradizioni, persone, tutte cose che agli occhi di un turista medio che viaggia velocemente in un luogo non rimangono, ma che io cerco di far scoprire tramite la mia visione del mondo e la visione di tanti altri punti di vista in tutti i paesi del mondo che visito. Benvenuti a Tallinn, in Estonia. Benvenuti in Finlandia. Benvenuti in Slovacchia. Sul web, con documentari, contenuti e video. Ho parlato troppo, sono sicuro di avervi rotto le palle. Ci vediamo nel 2022, anno in cui scoprirete che cosa è in serbo per voi.